A molti mesi di distanza dal primo annuncio, finalmente Red Dead Dawn mostra una versione giocabile del suo The Order 1886, sparatutto in terza persona, che vuole riscrivere le regole del genere. Questa esclusiva PlayStation 4 si è fin da subito distinta come una fra le più attese per l'hardware Sony, e si conferma tale grazie soprattutto alle prodezze del motore grafico e alla caratura artistica. The Order si presenta come un third-person shooter abbastanza classico. A livello di gameplay le novità sono poche. Il nostro protagonista procede saltando di copertura in copertura e mette il naso fuori solo per sforacchiare qualche avversario. Per il momento, The Order mette in evidenza anche una pericolosa linearità che speriamo venga scacciata. Attualmente, insomma, non è per il gameplay che il titolo Red Dead Dawn colpisce. C'è la promessa di un arsenale vario e sperimentale, ma onestamente ci aspettavamo qualcosa in più. Questo primo incontro, comunque, fa il punto su altri aspetti della produzione, come il particolare sistema con cui sono gestite le cutscene, grazie al quale il giocatore mantiene il diretto controllo del personaggio anche durante le cinematiche. All'inizio della sequenza giocata, ad esempio, il giocatore doveva inviare al comando centrale le coordinate di un gigantesco dirigibile, picchiettando sul touchpad un codice Morse. Molto più interessante anche la gestione dei Quick Time Event. Red Dead Dawn ha studiato un sistema che insegue il concept che Telltale Games ha brevettato con The Walking Dead. A seconda della prontezza di riflessi e delle nostre scelte, la scena che vedremo sarà profondamente diversa, e questo sistema potrebbe in effetti rappresentare una bella evoluzione della struttura tradizionale dei QTE. Stop for a pint, did you? Sul fronte tecnico, il gioco spreme alla grande l'hardware PlayStation 4, dimostrandosi un progetto fieramente next gen da tutti i punti di vista. Oltre alla qualità di texture e shader e a una modellazione poligonale davvero incredibile, l'engine fisico è il fiore all'occhiello di The Order. Anche l'illuminazione è qualcosa di mai visto su console. La caduta della luce è precisa e realistica, e in certi momenti viene spontaneo dubitare di trovarsi di fronte ad una sequenza in real time. The Order 1886 è un titolo affascinante che cattura al primo sguardo e poi continua a tenere con il fiato sospeso grazie ad una marea di splendidi dettagli, tecnici e narrativi. Per ora tuttavia il gioco è apparso un po' sottotono sul fronte del gameplay, lineare e un po' limitato. Speriamo che Red Dead Dawn abbia qualcos'altro da mostrare, oltre ad un motore grafico davvero meraviglioso.